Forti raffiche di vento sull'altopiano di Asiago, piante divelte, tetti danneggiati, violenta bufera anche sul Graf. Il governatore Zaia soddisfatto dopo l'incontro Stato-Regioni, finalmente adottati i costi standard. Cittadini in rivolta a Mussolente, l'Enel non pagherà i danni provocati dal cantiere della Pedemontana. Cartelli e slogan contro il sindaco, anche gli animalisti con Rete Veneta per salvare gli animali di Matteo. Incidente sul lavoro alla Brenton di Castello di Godego, operaio 19enne ferito da una lastra metallica. Imparare la storia dalle pagine dei documenti, gli studenti dell'Irigem a lezione all'archivio di Stato. Strani avvistamenti sui cieli del Bassanese, a Molvene immortalata una misteriosa palla di luce. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti nella nuova edizione di Bassano TG. Come avete sentito dai titoli, ci occupiamo in apertura di telegiornale delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore hanno interessato il nostro territorio. I danni maggiori sull'altopiano di Asiago, dove molti alberi sono caduti a terra provocando danni anche alle abitazioni. Vediamo. Raffiche improvvise di vento, capaci di sfiorare anche i 100 km orari. Si è fatta sentire con violenza anche sull'altopiano di Asiago la perturbazione che da ieri sta flagellando l'intera penisola. Una perturbazione figlia dell'ex uragano Gonzalo che dalle prime ore di questa mattina ha colpito anche il territorio dei 7 comuni. Alberi divelti, camini spezzati, strade impraticabili. Per ore ininterrottamente vigili del fuoco, in arrivo anche dalla pianura, polizia locale e carabinieri hanno lavorato per mettere in sicurezza abitazioni private e luoghi pubblici. L'area del Millepini e dello Stadio del Ghiaccio, la zona dell'Osservatorio e Piazzale degli Eroi, via Rodighiero. Queste alcune delle zone colpite. In Piazza Carni una pesante lamiera si è staccata dalla chiesa e in via Coda è stato squarciato il tetto di una vecchia abitazione disabitata. Due le strutture danneggiate anche a Roana, un'abitazione privata e la segheria di proprietà del sindaco Valentino Frigo. Per rimuovere le piante cadute si è resa necessaria anche la chiusura momentanea delle due strade provinciali che conducono in altopiano. Tanti i danni e anche due leggeri feriti, un pompiere e un vigile intervenuti sul posto. E il vento non ha risparmiato neppure la pianura. Un grosso cedro è caduto anche in via Rivoltella Bassa ai confini tra Bassano e Puve, finendo nel canale che porta l'acqua alla centrale idroelettrica. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano che hanno rimosso la pianta con l'utilizzo di un'autogru. Il forte vento delle ultime ore non ha risparmiato neppure il massiccio del Grappa. Le immagini che vedete si riferiscono all'imponente croce che da anni sovrasta e col Fenilon caduta dopo le raffiche della notte che a Cima Grappa hanno raggiunto i 116 km di velocità. Importante incontro Stato-Regione oggi a Roma. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il governatore Zaia parla oggi di un'importante vittoria. C'è una base di lavoro che è fondamentale, si passa da un taglio di fatto di 4 miliardi ora, punto e basta, a un taglio di 4 miliardi sulla base di ragionamenti che sono molto più incisivi e anche corretti nei confronti dei cittadini, perché chi vive in una regione virtuosa vive in maniera diversa che vivere in una regione sprecone. Una vittoria per il Veneto, almeno secondo il governatore Luca Zaia, che esce decisamente soddisfatto dal vertice governo-regioni sulla legge di stabilità. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, informa Zaia, ovvero l'adozione dei costi standard come criterio basilare per razionalizzare la spesa pubblica. Ancora una volta le nostre istanze, che sono quelle di un'applicazione dei costi standard e anche in maniera coatta, nel senso che se le regioni non si decidono, ho chiesto che il governo li applichi, visto e considerato che abbiamo speso una montagna di soldi per calcolare i costi standard. Sono d'accordo coi tagli di 18 miliardi alle tasse di cittadini e imprese, puntualizza il governatore, e dico di più, se ne potrebbero trovare almeno altri 12 raschiando le spese irrazionali o improduttive, secondo il modello che il Veneto propone da tempo. Onestamente il problema non è trovare i 4 miliardi, è a chi farli tagliare per questi 4 miliardi. E questa non è una guerra tra poveri, è che il percorso di virtuosità non può prescindere dai costi standard, per le regioni e anche per il governo, perché anche il governo ha bisogno di evidenziare i suoi costi. Renzi ha garantito che lo farà entro fine anno, ne prendiamo atto. E parliamo anche oggi di Pedemontana Veneta. Andiamo a Casone di Mussolente, dove, lo ricorderete, un mese fa le ruspe del cantiere della SIS tagliarono i cavi dell'Enel. L'azienda fornitrice di energia nega ogni responsabilità. Sentite.
Pur consapevoli del disagio da lei subito ai sensi delle condizioni del contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, non possiamo che escludere qualsiasi nostra responsabilità in merito all'accaduto e pertanto non possiamo dare seguito ad alcuna richiesta di risarcimento danni. Un bel due di picche, questa è la risposta dell'Enel alla richiesta di alcuni residenti di Via Postumi a Casone di Mussolente di risarcimento danni a seguito dei guasti subiti un mese fa. Allora, come riportato nei nostri TG, durante i lavori di scavo per la realizzazione della pedemontana veneta, gli operai della SIS avevano reciso alcuni cavi elettrici. Quando è stata riattivata la corrente, invece del voltaggio normale 2,20, è stato ripristinato il 3,80, mandando in tilt un intero isolato. L'ingegnere dell'autostrada aveva detto che loro hanno fatto il danno, l'Enel ha rimesso la corrente e hanno sbagliato mettere la corrente dentro sui nostri contatori. È arrivato 3,88. Quindi l'errore è di Enel. Così l'ingegnere delle strade parla che è l'errore di Enel. Colpa della SIS, colpa dell'Enel, fatto sta che proprio Enel, alla richiesta di risarcimento danni avanzati dai residenti, ha negato ogni responsabilità, sollevando le ire degli abitanti. E adesso noi abbiamo portato al sindaco tutte le fatture, tutte, e lui ha detto che si rivale all'Enel, che dopo l'Enel si arrangia con l'autostrada. Adesso vogliamo sapere e scarica barile dov'è. È la prassi questa, uno scarica barile con l'altro, la colpa è tua, la colpa è dell'altro e chi ci rimette siamo sempre noi. Oltre al danno la beffa è stato più volte dichiarato, questi residenti di Via Postumia si sentono tagliati fuori dal centro del paese dalla nuova arteria stradale, tanto che lanciano una provocazione. Noi siamo 10 famiglie. Oltre a essere divisi dal paese, siamo divisi anche da tutto. Se qua non si mette il sindaco a dire, imporsi qualcosa, noi queste 10-12 famiglie che resteranno fuori dal paese di Mussolente, andremo con la provincia di Treviso. Continua anche nel Bassanese la stagione difficile del commercio e mentre cresce il numero di serrande abbassate, la regione pensa a promuovere le sue botteghe storiche. Serrande abbassate, vetrine spente. È un vero e proprio bollettino di guerra, quello che ormai da mesi sta registrando il comparto del commercio abbassano. Stando agli ultimi dati forniti da Confcommercio nei quartieri periferici della città, le attività commerciali chiuse superano anche il 40% del totale. Esempio emblematico quello di via Angarano. A pochi passi dal Ponte degli Alpini sono ben 5 i negozi chiusi. Eppure, proprio i negozi, ne sono convinti in molti, potrebbero rappresentare un'importante risorsa per l'economia turistica della città. Ne è convinta anche la Regione, che ha riaperto i termini per l'inserimento dei negozi nell'apposito elenco delle botteghe storiche. Un appello ai commercianti bassanesi arriva dal consigliere regionale Nicola Finco. È un'idea che serve più che altro per valorizzare magari degli antichi lavori, delle antiche tradizioni, ma soprattutto quei lavori che purtroppo si stanno perdendo. L'occasione è anche per creare una rete regionale delle botteghe storiche, in modo anche da valorizzarle a livello turistico. Per essere riconosciute come botteghe storiche le imprese devono esistere da almeno 40 anni. Quello che stiamo pensando come regione è creare un logo da porre in ogni bottega storica e poi anche prevedere in qualche forma anche delle agevolazioni finanziarie. La richiesta deve essere avanzata ai comuni di appartenenza entro il 31 ottobre prossimo. E anche il nostro TG Linea Aperta continua ad occuparsi di temi economici, ponendo a voi telespettatori il seguente quesito. Economia in ripresa, ma a Bassano le attività chiudono e delocalizzano. Come sempre potete dirci la vostra opinione o inviarci le vostre esperienze agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Incidente sul lavoro questa mattina a Castello di Godego all'interno della ditta Breton che produce macchinari per la lavorazione del marmo. Per cause ancora in corso di accertamento è caduta una pesante barra in metallo ferendo due operai fortunatamente in modo non grave. Uno dei due di soli 19 anni ha subito una frattura di un femore. State per affrontare un viaggio all'estero, allora ascoltate bene il prossimo servizio. Dalla prossima settimana sarà possibile farsi recapitare a casa il passaporto.
Una buona notizia per chi deve farsi ancora il passaporto. Dal prossimo 27 ottobre, infatti, il documento potrà essere recapitato direttamente a casa. Prende il via il servizio passaporti a domicilio grazie a una convenzione tra Polizia di Stato e Poste Italiane, che costerà al cittadino 8,20 euro da pagare in contrassegno al postino al momento della consegna. Per le pratiche burocratiche consuete, l'utente dovrà recarsi in commissariato a Bassano, dove solo nei primi 10 mesi di quest'anno, tra l'altro, sono stati rilasciati ben 5.045 passaporti. Dovrà quindi compilare le informazioni richieste dal modulo di Poste Italiane consegnato dagli agenti degli uffici di via Pecori Giraldi, dove fornire il domicilio presso cui consegnare il documento. Basterà attendere un tempo che varia tra i 15 e i 20 giorni per ricevere il passaporto, che, lo ricordiamo, ha una durata di 10 anni. Ed ora vi mostriamo le immagini di una lezione davvero speciale, quella vissuta dagli studenti dell'ente di formazione IRIGEM all'Archivio di Stato. Ci sono molti modi per conoscere la storia, leggere libri, vedere i luoghi che l'hanno vista accadere, ascoltare testimonianze. E poi vi è la preziosa possibilità di toccare con mano i documenti che testimoniano l'ufficialità di quanto accaduto nel passato più o meno recente, conservati in quello scrigno prezioso rappresentato dall'Archivio di Stato. Proprio qui, ieri mattina, gli studenti del terzo anno del corso operatore grafico indirizzo multimediale dell'ente di formazione IRIGEM di Rosà hanno incontrato il direttore Giovanni Marcadella per una lezione sul significato e sulla funzione dell'archivio di Stato e sui problemi connessi alla conservazione dei documenti cartacei e digitali. Come buona prassi dell'ente di formazione IRIGEM, i ragazzi hanno così potuto vedere da vicino la realtà delle cose, soffermandosi in particolare sulla documentazione relativa alla Prima Guerra Mondiale. Il direttore Marcadella, da sempre sostenitore dell'importanza dell'attività didattica dell'Archivio di Stato, ha guidato gli studenti tra i documenti originali che testimoniano pagine importanti della storia di Bassano, dagli atti che descrivono lo scoppio della prima bomba alla stazione dei treni alle restrizioni ordinate dal prefetto per tutelare la sicurezza della popolazione, fino alla storia di un giovanissimo ardito di soli 17 anni, quasi coetaneo dei ragazzi dell'IRIGEM. Una lezione speciale dunque quella a cui hanno assistito ieri gli alunni dell'ente di formazione rosatese, che ha permesso loro di scoprire l'importanza delle fonti documentarie per ricostruire l'identità di una città e di un intero popolo. Ed ora guardate le prossime immagini. Ad inviarcele una nostra telespettatrice di Molvena, che le ha scattate poco dopo le 6.30 di questa mattina dal balcone della sua abitazione. Una luce luminosissima, di enormi dimensioni, è comparsa all'improvviso nel cielo sopra Bassano. Appena avvistata, la donna ha allertato anche il figlio di una decina d'anni. Entrambi non sono riusciti a dare una spiegazione a quanto visto e ci hanno inviato queste immagini per capire se altri abbiano avuto lo stesso strano e per ora inspiegabile avvistamento. Ed ora la storia del giovedì con l'assegno della vostra solidarietà per i veneti schiacciati dalla crisi. Conosciamo la vicenda di Aldo, vittima di stalking ma anche dell'arroganza di molti. Ciao cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Villorba e siamo venuti ad incontrare Aldo. Aldo è un uomo di 52 anni che purtroppo, anche se ha una casa sua di proprietà, il fratello non lo lascia tornare a casa. Sono uscite le forze dell'ordine, però purtroppo non c'è niente da fare. Ciao Aldo! Ciao Mirella! Come va? È successo che mi hanno mandato lettere di che dovevo andare via assolutamente, e anche perché poi anche ho le difficoltà per vivere, poter sostenere le spese per quotidiani di vita. Se non era per qualche persona buona che mi ha aiutato, mi troverai in mezzo alla strada, perché non posso tornare a casa mia assolutamente per nessun motivo. So che tu avevi una macchina e che è stata sequestrata perché non hai pagato l'assicurazione. Sì, me l'hanno sequestrata del brutto, me l'hanno trattata, mi hanno umiliato peggio di un cane. Ho sempre pagato le tasse quando ero, che avevo un lavoro a tempo determinato, adesso si sa. Come tante altre persone che si trovano in difficoltà, non trovo giusto che uno deve essere trattato così male. Andiamo a vedere sta casa che dovrai lasciare. Permesso? Aldo veniva a prendersi e viene a prendersi la borsa al Banco Alimentare tutti i mercoledì. E ha deciso di fare il volontario perché ha detto: voi mi aiutate, io vi aiuto e vi posso assicurare che proprio lavora molto bene e lavora anche tanto. Ecco Aldo, questo è l'assegno di telespettatori di Rete Veneta.
spero che ti porti un po' di fortuna. Grazie. Con questi soldi cosa farai? E devo pagare delle spese varie che devo affrontare, di cui anche delle bollette e cose varie. Ringraziamento vivo a Rete Veneta, che è stata molto di aiuto nei miei confronti, e anche sono molto contento di essere volontario del Banco Alimentare, che è promosso dalla Rete Veneta, che mi dà anche la forza di stare assieme con i volontari, sono delle persone meravigliose, e anche la brava Mille Luce, che è una persona stupenda e meravigliosa. Salutiamo Aldo. Allora Aldo, dai, sì, bocca grazie, al lupo, ti aspetto al Banco Alimentare a lavorare come al solito. Ciao Aldo, ciao. Blitz nella notte di 100% animalisti, torniamo a Saletto di Vigo d'Arzare per continuare la nostra battaglia a fianco della famiglia Pennello. Parlare per esempio i cani, disturbano 1000 volte di più di asini. Anche la comunità di Vigo d'Arzare inizia a reagire a quello che sta accadendo a Matteo Pennello, costretto da un'ordinanza di sgombero a separarsi dai suoi animali, amati e coccolati da tutti, e abbatterli. È una cattiveria perché ci sono tante cose che disturbano. Uno dei motivi sarebbe proprio il raglio degli asini. Nonostante, e lo dimostrano le immagini, attorno al recinto, in questo terreno, ora diventato edificabile, non ci sono abitazioni. E questa notte gli attivisti di 100% animalisti sono scesi in campo al nostro fianco nella battaglia del buonsenso, quella per salvare asini e caprette che da anni fanno parte della famiglia Pennello. Decine di slogan e adesivi, un avvertimento, fanno sapere per il sindaco Vezzaro. I cartelli questa mattina sono già stati tolti qui, proprio davanti all'entrata del comune. Ecco i resti. Mi hanno chiamato anche oggi i vigili di Vigo d'Arzare e mi hanno chiesto se sapevo qualcosa di questi manifesti. Ho risposto negativamente che non sapevo niente. Ho avuto una chiamata da parte della Coldiretti, che l'avvocato della Coldiretti mi vuole vedere. E c'è grande attesa per l'incontro di domani tra la nostra emittente e il sindaco Francesco Vezzaro. In chiusura di telegiornale vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Focus, la trasmissione condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli in diretta su Rete Veneta a partire dalle 21.05. Come ogni giovedì diamo spazio alle storie dei veneti schiacciati dalla crisi con la consegna dell'assegno di solidarietà e le testimonianze degli ospiti. In studio i senza lavoro, ma anche un imprenditore truffato e la madre di un bimbo conteso. Come sempre potete partecipare anche voi da casa inviando i vostri sms durante la diretta. Ed ora nell'augurarvi una buona continuazione di serata, vi lascio come di consueto al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Fiormonte Roberto, Firato Giuseppe, Firidolfi Rinaldo, Firse Cambrogio, Fischi Ferdinando, Fisicaro Giuseppe, Fissore Tommaso, Fiumano Luigi, Flet Luigi, Floriani Leone, Focacci Pietro, Focoso Sabino, Foffano Mario,